Il lungo elenco delle vittime. Scolpiti sul marmo i nomi di 93 persone che in pochi secondi, tutte insieme, l'11 novembre 1916, lasciarono questo mondo. Una bomba piombò proprio all'interno del rifugio antiaereo ricavato sotto il bastione della Gatta. Non ci fu scampo. Cercavano la salvezza, mamme e papà con i loro figli trovarono la morte. Siamo alle 7:30 di sera, la gente sente la sirena, i colpi, le campane che suonano, che avvisano che stanno arrivando i bombardieri e scappa nel rifugio. Quindi famiglie intere, padre, madre, figli, e purtroppo c'è il ripetersi dello stesso cognome 3, 4, 5 volte, quindi si capisce subito che sono famiglie intere che sono morte. A 98 anni di distanza da quella tragedia c'è ancora qualcuno che porta un fiore alle vittime, qualcuno che quella strage ce l'ha scritta sulla carta d'identità. Perché l'hanno chiamata Sante? Perché è morto mio nonno Quasa e di fatti tutti quanti i cugini si chiamano, maggior parte Giansante, Sante, tutti quanti Santi, no, chiamavano i Santi, hai capito? Passano gli anni, ne passano quasi 100, e il ricordo lentamente svanisce. Rimane la certezza che la guerra miete vittime innocenti. Si ripete il ritornello che la guerra deve essere solo un lontano ricordo. Alcuni particolari degli eventi però rischiano di essere dimenticati. Questo fatto della uccisione di civili è stato un fatto grave che ha avuto ha fatto molto scalpore non solo in tutta Italia ma anche presso gli austriaci che ci avevano bombardato quella volta, per cui i bombardamenti vengono sospesi per quasi un anno fino al 1917, fino a Caporetto praticamente, si interrompono i bombardamenti indiscriminati sulle città per evitare di colpire civili e fare stragi di questo genere. Per mantenere vivo il ricordo, il Comitato Mura ogni anno si impegna a commemorare le vittime. Invita la popolazione a fare visita alla cappella ricavata nel 1925 proprio sotto il serbatoio dell'acqua di via Citolo da Perugia, pochi metri lontano dal luogo della strage. Questa struttura invece è stata poi rivestita, quindi assumendo questa forma di torre, e alla base, quindi in uno spazio che normalmente non viene utilizzato, è stata ricavata appunto questa cappella, questo sacello in memoria di queste 93 vittime. L'umidità è la padrona indiscussa di questo luogo. Il Comitato Mura chiede da tempo la riqualificazione dell'intero bastione della Gatta, giardini della rotonda compresi, perché questo luogo possa rivivere come forma di rispetto verso le vittime innocenti per non dimenticare.